Un urologo dell'ospedale Francesco Ferrari di Casarano, in provincia di Lecce, è stato vittima di un'aggressione durante una cistoscopia di routine. Il 10 settembre un paziente di 70 anni ha reagito violentemente al dolore percepito durante l'esame, insultando il medico e colpendolo con calci all'addome e all'inguine. Il dottore, con 33 anni di servizio alle spalle, ha dichiarato: "Non mi era mai successo qualcosa del genere". A seguito dell'aggressione è stato portato in pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 15 giorni. L'aggressore e la moglie si sono allontanati subito dopo l'incidente, ma sono stati identificati e denunciati grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Il medico ha sottolineato la crescente difficoltà di lavorare in un clima di continue tensioni. Non ci sentiamo sicuri, ma andrò avanti. L'episodio si inserisce in una serie di aggressioni al personale sanitario registrate in diversi ospedali italiani. Stefano Rossi, direttore generale dell'ASL di Lecce, ha definito l'accaduto come il segnale di un disagio sociale diffuso. La CISL Medici ha condannato l'accaduto, sottolineando l'urgenza di misure concrete per proteggere i sanitari, mentre i sindacati ospedalieri hanno organizzato uno sciopero per il 16 settembre a Foggia.